Chiacchierata dalle donne e desiderata dagli uomini, Adele Mugelli è una bella signora sulla cinquantina. E quella che vi racconto oggi è la sua storia di passione e morte. Di quanto sia ancora desiderabile la donna si accorge anche Giuseppe De Marinis, giovane proprietario di un'azienda agricola a conduzione familiare. Di lui si diceva fosse un lavoratore, una persona seria. I due si conoscono per strada e inizia un ostinato corteggiamento. Adele con 24 anni più di lui. Un marito e 4 figli evita inizialmente di dargli corda. Ma Giuseppe è ostinato, non si abbatte e insiste finché non cominciano a uscire insieme. Al primo appuntamento lei si presenta solo per chiarire la situazione e mettere in chiaro che non era neanche da pensare che qualcosa tra loro potesse nascere. Ma dopo averlo conosciuto non riuscì a non rivederlo, con lui si sentiva finalmente felice. Si frequentarono in maniera riservata per i primi 6 mesi. Nel frattempo lei si era convinta che tra loro la cosa potesse essere seria. Dopo questo periodo di conoscenza, dove Adele venne rassicurata dalle parole di lui, «Non mi interessa dell'età, sono innamorato e voglio stare con te». I due non tengono più nascosta la loro storia, girano tranquillamente per Gioia Tauro. Di lei già da tempo si chiacchierava per il suo modo appariscente di vestire. E si vociferava anche dei suoi amori veri o falsi che fossero. Lì pensare ai fatti altrui era un'occupazione normale e quelli di Adele sembravano particolarmente interessanti. Ma a lei la cosa non infastidiva. Probabilmente neanche se ne accorgeva. E che comunque in quel posto era nata e voleva rimanere come farà per tutta la sua vita. Frequentando il giovane, Adele aveva cominciato a vestirsi in maniera più provocante e ad avere più cura del suo aspetto. Ma questo cambiamento non fece insospettire il marito, che non capì subito ci fossero grandi cambiamenti nella loro vita. Solo quando ha visto i due per strada che, alla sua vista, scapparono velocemente in macchina capì. A seguito di quell'incontro e della strana reazione di fuga, Adele aveva problemi a uscire. E Giuseppe la convinse a separarsi per poter essere libera di vederlo. Il marito, pur da separati, continuava ad occuparsi economicamente e moralmente della famiglia. Adele si era sposata giovanissima, a soli 17 anni, più piccola del marito di 6. I genitori di lei, a seguito di un litigio, li avevano fatti allontanare. Ma lui, senza arrendersi, un giorno la rapì e, come era usanza ai tempi per giovani che avevano avuto dei rapporti, dopo un mese si sposarono, formando una famiglia. Ma la sposina non era felice, si sentiva trascurata e sola. Avrebbe voluto uscire con il marito, ma lui, dovendo lavorare in campagna, era spesso troppo stanco per farlo. Oltre a questo, motivo di contrasti, erano le limitazioni che lui imponeva alla moglie riguardo alle uscite e all'abbigliamento. Non avrebbe voluto neanche che andasse dalla madre. Era un uomo responsabile che provvedeva alle necessità familiari, ma assente nella coppia e a volte un po' possessivo. Adele e Giuseppe continuano la loro relazione. Lui la presentava come la sua ragazza agli amici e le voleva far conoscere la propria famiglia, anche se nella realtà, per un motivo o l'altro, questo non avvenne mai. La madre di Giuseppe si incontrò con Adele solo una volta e non ebbe una buona impressione della situazione. Ne scaturì per strada una discussione. Dopo la separazione, divenne abitudine che fosse lui ad andare a casa di Adele in via Piccolo la sera dopo le 11, in modo da non incontrare i figli di lei. Ma le visite dopo un anno divennero meno frequenti. E i loro incontri erano passati a essere a solo 2 volte alla settimana, cosa che intristiva Adele. E che forse dietro le sue scuse di aver fatto tardi con gli amici o di essere stanco, aveva capito che qualcosa tra loro non andava. Gli appuntamenti continuarono per oltre un anno, fino alla notte a cavallo tra il 10 e l'11 dicembre del 2000. Quella sera, Giuseppe era arrivato al solito orario, portando qualcosa di pronto da mangiare insieme prima di spostarsi nella camera di lei per un rapporto intimo. Finito il quale, lui le annunciò una fatidica decisione. «Sai, la nostra relazione deve finire qui. Ho una fidanzata giovane come me, e dobbiamo sposarci. Questa è la sua foto, si chiama Mariangela». E le mostrò la foto,
insistendo sul fatto che Adele fosse troppo vecchia. Adele è incredula, si era sempre convinta delle parole di lui che la rassicuravano sul fatto che l'età non era un ostacolo perché lui l'amava comunque. Diventa chiaro anche il motivo dei suoi orari. Non voleva evitare a lei problemi familiari, semplicemente, prima di quell'orario, era con la fidanzata. Ci volle poco a pensare che esattamente mentre lei si separava dal marito e padre dei suoi figli, lui progettava assieme a un'altra una vita futura. Presa coscienza di tutto e ferita da quelle parole che le davano della vecchia, prese un coltello e lo colpì 38 volte in modo feroce. Per lui non c'erano vie di fuga. Avendo quella stanza la maniglia della porta rotta che era caduta dall'esterno. Le decine di colpi erano stati sferrati in più momenti, anche dopo la morte, indicando una forte rabbia. Pur avendo provato a reagire e urlare, non era riuscito a contenere la rabbia di Adele, che aveva approfittato del buio e della sua sorpresa per sopraffarlo. Quella che si prospettava era una notte d'orrore. Lei era rimasta nel letto, sdraiata per ore vicina al corpo senza vita del suo giovane amante. Si era anche addormentata. In casa, il figlio Andrea era uscito presto per tornare in caserma dove faceva il militare. Ha rimesso a posto la maniglia caduta in modo che la madre potesse uscire, salutandola senza aprire la porta, avendo visto che c'era in casa ancora la giacca di Giuseppe che indicava non fosse andato via. Lei, così svegliata dal figlio, si alzò e, dopo aver preparato la figlia per la scuola, cercò di pulire la stanza del delitto. Ma non era possibile cancellare quanto era successo. Alla fine, verso mezzogiorno, ha chiamato il figlio maggiore Donato, che arrivò con la moglie e aveva telefonato ai carabinieri. Alla famiglia di lei, decisa a rimanerle vicina dopo l'evento, anche il marito che colpevolizzava solo Giuseppe per gli atteggiamenti impiegati dalla moglie. Il destino sembrava voler dedicare altra sofferenza. La più piccola dei figli, Valentina, venne coinvolta a soli 14 anni in un incidente autostradale che le portò via la vita. Il processo negò ad Adele una perizia psichiatrica che era stata richiesta dalla difesa, senza riconoscerle delle aggravanti e applicando le attenuanti generiche. Dal carcere ha continuato a dimostrarsi pentita per i suoi atti. Ma questa sappiamo che non è una novità, la maggior parte dei detenuti cerca di manifestare pentimento. Ha chiesto anche alla madre di Giuseppe un perdono che non è arrivato. Adele Mogelli venne condannata a 15 anni di detenzione, che sta scontando nel carcere di Trani. Questa storia ci insegna che la gelosia e il tradimento possono distruggere vite. È cruciale riflettere sulle nostre azioni e cercare una via migliore per affrontare i problemi nelle relazioni. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video.